Benvenuti amiche e amici di MoviePlayer.it ad un nuovo episodio di Screenplay, il nostro appuntamento dedicato alla sceneggiatura tra cinema e videogiochi. Nel primissimo episodio della rubrica abbiamo parlato di dissonanza ludonarrativa e ricordo molto bene come qualcuno tra di voi nei commenti mi fece notare che riguardo a questo argomento bisognava citare un altro grande videogioco, un certo titolo uscito nel 2007 che si è imposto come pietra miliare del panorama contemporaneo dei videogiochi. Esatto, oggi parliamo proprio di Bioshock in un video, ve lo devo dire, ad alto contenuto spoiler e principalmente dedicato a coloro che Bioshock l'hanno giocato e che conoscono quindi l'argomento. Quindi, se non avete mai giocato Bioshock, beh, filate subito a rimediare. Per tutti gli altri invece che rimangono, prima di iniziare, vi invito ad iscrivervi al nostro canale YouTube e cliccare sulla campanella delle notifiche per non perdervi nessuna novità, screenplay compreso, targata Movie Player. Un gioco in prima persona a tinte horror con libertà d'approccio all'avventura tra stealth ed action non è una grossa novità nel panorama contemporaneo, ma per il mondo dei videogiochi del 2007 Bioshock era molto meno convenzionale. La fortuna del gioiello di Irrational Games però non è solo il suo periodo di uscita, dove un gioco come Bioshock era decisamente meno inflazionato. Anzi, forse quella è stata la casualità minore. Bioshock si guadagna un posto nell'Olimpo videoludico grazie al suo solido gameplay, al suo sopraffino level design e, ovviamente, siamo qui per questo, alla sua storia. Di per sé, a pensarci bene, quella di Bioshock è una trama molto semplice. Gli eventi, i personaggi e tutte le spiegazioni inerenti al mondo di gioco, come la raccolta dell'Adam, le sorelline, i Big Daddy, è tutto molto lineare e comprensibile. Tant'è che i due motivi per cui tutti i giocatori ricordano Bioshock solitamente risiedono in aspetti della narrazione che non appartengono alla trama, agli eventi, ma lo storytelling, l'immersione nella storia e, in funzione di questa, il devastante colpo di scena sul finale del gioco. L'essersi sentiti fortemente coinvolti nella storia di Bioshock dipende essenzialmente da due espedienti narrativi, molto basilari nella scrittura di una storia, ma che, se usati in modo magistrale come fatto da Ken Levine, fanno decisamente la differenza. Il primo è l'utilizzo di un protagonista silenzioso. Jack non ha un volto e non ha una voce, quindi è facile per il giocatore sovrapporsi al protagonista. Quando qualcuno si rivolge a Jack, chiaramente il gioco sta parlando con noi e non avendo nemmeno un background del personaggio, qualche informazione su come Jack possa processare personalmente gli eventi, il giocatore diventa Jack. A incidere fortemente poi è il punto di vista con cui la storia viene raccontata. A differenza di quanto succede con i romanzi, quando si parla di prima e di terza persona nei videogiochi non si fa riferimento al punto di vista della voce narrante, bensì all'angolo della videocamera. Un gioco in prima persona quindi è quello visto attraverso gli occhi del protagonista, mentre in terza persona la telecamera si sposta dietro le spalle del protagonista. Bioshock è un gioco totalmente in prima persona, non solo nell'uso della telecamera, ma anche narrativamente parlando. Non esistono scene di intermezzo nelle quali il giocatore esce dalla prospettiva di Jack e non esiste una voce narrante onnisciente o momenti in cui la storia si sposta altrove. Per capire quanto importante sia la scelta fatta da Bioshock, proviamo a pensare ad un film come 1917. Sarebbe stato lo stesso senza la sua peculiare scelta del piano sequenza, con un montaggio tradizionale e un focus meno ravvicinato sul protagonista? Secondo me la risposta è no. Avremmo avuto probabilmente un bel film bellico, ma non sarebbe stato un prodotto all'altezza di quello che registicamente è 1917. E poi c'è il colpo di scena. Come detto, quello che tutti noi ricordiamo è un twist potentissimo inserito in una storia apparentemente semplice. Qui, secondo me, e non sto scomodando Hitchcock a caso, il parallelo da fare è con Psycho. Alla fine, che cos'è Bioshock se non un'affascinante storia costruita su una sostenuta impalcatura, fatta di paura e tensione, che poi rivela la sua vera essenza attraverso un colpo di scena così deflagrante da rimanere nella storia? Ed è proprio qui che la dissonanza ludonarrativa acquista una chiave di lettura estremamente interessante, perché in Bioshock la problematica ludonarrativa non assume i connotati di
di divergenza tra la narrazione e il gameplay, ma una mancanza di un effetto tra ciò che viene fatto in relazione alla storia. Che senso ha dare al giocatore una scelta se poi la scelta non esiste? Ma non è forse questo il punto dell'intero gioco? In realtà poi una scelta il giocatore ce l'ha, ed è quella di prosciugare o salvare le sorelline, con l'interessante mancanza di una prospettiva futura sugli eventi. Al giocatore non viene detto cosa potrebbe accadere in un futuro, ma gli viene solo presentata una scelta. Con le dovute differenze, Bioshock è una di quelle pietre miliari che hanno ridefinito il videogioco e che hanno rappresentato una forte fonte di ispirazione. E come accade nel cinema, anche nei videogiochi non solo esiste un prima e un dopo rispetto a una precisa opera, ma la grande lezione è che non basta emulare pedissequamente. Se vuoi confrontarti con un determinato capolavoro, devi dare il tuo contributo. L'influenza di Bioshock risuona a distanza di anni e in tanti hanno provato a replicarne la formula. Persino gli stessi sviluppatori, con risultati non così brillanti. Paradossalmente, è più Bioshock un gioco come Prey, sviluppato da Arkane Studios, che riprende gli elementi distintivi di gameplay e narrazione, dandogli però una lettura molto personale, che è un gioco come Bioshock Infinite. Va detto che l'eredità di Bioshock si misura anche nelle grandi beffe che il gioco ha lasciato dietro di sé. E non mi riferisco soltanto alla gestione e soprattutto alla chiusura del franchise davvero molto amara e purtroppo molto incompresa, ma anche al film che avrebbero dovuto trarre da Bioshock e che non abbiamo mai visto. La chiusura di Irrational Games ha suscitato negli anni un grande chiacchiericcio, addossando ora a Levine e ora a Take-Two la colpa della chiusura dello studio. Quel che è certo è che Bioshock ha pesantemente risentito del colpo, nonostante Infinite sia stato un discreto successo di vendite. La parte più importante di tutta la saga, ovvero l'anello di congiunzione tra il primo capitolo e Infinite, è stato affidato ad un contenuto aggiuntivo, il DLC Funerale in Mare, diviso in due parti. Chiaramente, Funerale in Mare ha avuto lo scomodo eppure principale scopo di spiegare e tappare alcuni buchi lasciati aperti nella storia di Infinite. Insomma, alcuni aspetti mai veramente chiari. D'altra parte, però, la storia di Elizabeth finisce esattamente nel momento in cui inizia quella di Jack, conferendo a Bioshock una struttura narrativa squisitamente circolare, che lo rende ancora più affascinante di quanto già di base Bioshock sia. E c'è poi la questione del film mai realizzato. Il progetto naufragato avrebbe visto alla scrittura della sceneggiatura John Logan, penna dietro alle sceneggiature di Il Gladiatore, The Aviator e i 2007 Skyfall e Spectre, e alla regia Gore Verbinski. Il progetto fu quantificato in una spesa compresa tra i 160 e 200 milioni di dollari, con un rating R, motivo per cui Universal decise che non ne valeva la pena. Del resto, Bioshock era un gioco ai tempi conosciuto, ma non così di massa, come lo era ad esempio un Tomb Raider, e che la classificazione vietato ai minori di 17 anni non accompagnati avrebbe costituito un ulteriore autogol. L'anno scorso alcune persone sono riuscite a leggere le 120 pagine della sceneggiatura, che, facendo un po' d'attenzione, potete trovare su Resetera. La pellicola avrebbe seguito le vicende del gioco, aggiungendo un incipit all'inizio e cambiando il finale. Jack, nella sceneggiatura, viene presentato prima come un ragazzo e poi come un uomo completamente assoggettato al potere del padre, schiavo di un lavoro opprimente e sull'orlo di una crisi esistenziale. Niente che una fuga a Barcellona non possa risolvere. Peccato che l'aereo precipiti e da lì Bioshock, così come lo conosciamo. Fino al finale, dove Jack si sacrifica per sconfiggere Atlas e perde i sensi mentre le sorelline finiscono il ribelle pugnalandolo con delle siringhe. Qui Jack pensa alla sua vita lontano da Rapture, accudito dalle sorelline ormai grandi, proprio come in uno dei due finali del gioco. Lì poi si sveglia, realizza che Tenenbaum l'ha salvato e che sono pronti per fuggire. Jack però uccide la donna e prende il controllo di Rapture. Da quel momento le decisioni saranno le sue e nessuno potrà più dirgli, nemmeno con gentilezza, che cosa deve fare. I ricombinanti prendono poi il controllo di un sottomarino nucleare e a quel punto Jack è pronto a dimostrare al mondo la magnificenza e la potenza di Rapture. Io, diciamo, sono sempre un po' scettica nei confronti dei film tratti da videogiochi, perché ovviamente nella trasposizione si perde quella parte di interazione estremamente importante dell'esperienza di gioco. Ma va anche detto che Bioshock ha un'atmosfera così affascinante, una storia così interessante e un colpo di scena così dirompente che probabilmente anche su pellicola avrebbe fatto la sua figura. Purtroppo però questo adattamento non lo vedremo mai e mi viene da dire quasi che la fine della sceneggiatura è stata la stessa di Rapture. Entrambi i progetti sono sprofondati sotto il peso
della loro stessa grandezza. Ho deciso di affrontare Bioshock in questa puntata, facendo riferimento proprio al primo episodio di Screenplay, perché la rubrica e la sua gemella Destinazione Sci-Fi devono prendersi momentaneamente una pausa. Quindi queste due rubriche riprenderanno a data da destinarsi più avanti nel futuro, magari anche in una nuova formula. Io ovviamente, non preoccupatevi, non sparisco, quindi potete continuare a seguirmi su multiplayer.it. Per il momento grazie, non solo per essere arrivati fin qui con il video, ma per essere arrivati qui con l'intera rubrica, compresa Destinazione Sci-Fi. Io vi saluto e vi do appuntamento il più presto possibile qui su movieplayer.it. A presto! Ciao!